uccidere Sunset World. Eccolo qui, nuovo Asus Zenfone 2, un terminale con 2 GB di RAM, uno schermo HD, una batteria da 3000 mAh. Può essere questo terminale il migliore tra i tanti terminali di fascia media? Con un processore Intel, che essere Asus l'unica a montarli, credo proprio di sì. Scopritelo in questa fantastica recensione. Eh sì, eccolo qua, l'Asus Zenfone 2 di Asus. Questa è la confezione, mettiamola da parte un attimo il terminale, intanto è già acceso, perfetto. Vediamo la confezione cosa comprende. Comprende delle istruzioni marchiate Asus, devo dire molto interessanti, anche in lingua italiana, che spiegano come trattare il telefono, la batteria e quant'altro. I gommini per le auricolari, che sono andati tutti in giro perché io provo tutto, ho visto recensioni dove dicono ottime auricolari ma non sono neanche state mai aperte. Cavo micro USB USB, questo non l'ho aperto perché ho utilizzato uno dei tanti che ho a casa, che sono di un'ottima sezione, riescono a far passare ottima corrente. E questo è l'adattatore di Asus con un output da 1.35 Ah, per ora. Vi faccio vedere tramite uno zoom, vediamo se la cam mette a fuoco. Quindi un'autonomia, cioè un'uscita davvero performante, che non assicura una ricarica rapidissima del terminale, però con una batteria da 3000 mAh, dopo vedremo delle specifiche, devo dire che non ci sono problemi di sorta ad arrivare a sera. Facciamo prima fare un tap focus, eccolo qua, lo lasciamo un attimo da parte. Non vedete le cuffiette in-ear, qui intanto chiudiamo la confezione, mettiamo tutto da parte, guardiamo un attimino anche la scatola, vedete qui con tutti i vari loghetti, loghettini, davvero un ottimo design per quanto riguarda la scatola. Dopo abbiamo il terminale, che forse è l'unica cosa che gli manca. Le cuffiette, ripeto, non sono all'interno della confezione perché le ho provate, come è ovvio che sia da parte mia. Il comparto musica, non è che io sia un grande amatore della musica, ma il comparto musica deve essere sempre una delle cose che un terminale non può mancare, unitamente alla fotocamera. Le cuffie, come posso paragonarvele? Ho fatto la recensione delle Piston 3 di Xiaomi. Quale sono meglio? In realtà forse preferisco un po' di più quelle di Xiaomi. Queste, non che non siano buone, i bassi sono molto persistenti, molto forti e non impastano con gli acuti e quant'altro. Tasto che è praticamente, l'ho perso, eccolo qua, che serve per alzare il volume e quant'altro. Cavo anti-ingorvigliamento, devo dire che sono delle cuffie di fascia media, però sinceramente preferisco le Piston 3. Eccolo qui, andiamo a vedere un attimino il terminale. Il terminale, che è un terminale molto molto bello. Facciamo un po' di zoom, ci mettiamo un po' più vicino, andiamo a vedere questo Asus Zenfone 2. Ora lo sblocchiamo con il doppio tap e vi faccio vedere le potenzialità di questo prodotto. Prima però di smanettare un attimino con il terminale, lo lasciamo qua un attimo da parte e vi parlo di dimensioni, specifiche tecniche e quant'altro. Il dispositivo misura 77.2 x 152.5 per uno spessore di 10.9 mm nella parte più alta. Infatti il terminale è bombato, diciamo è curvo, quindi non è lineare, e questa è anche una prerogativa un po' negativa perché chiaramente fa sì che è molto cicciotto e devo dire non proprio praticissimo da portare in giro. 170 grammi il peso, monta un processore Intel Atom Z73560, quindi un processore Intel che difficilmente si vede sugli smartphone. Devo dire che gira davvero davvero molto molto bene. Il clock è a 1830 MHz, un quad core con una PowerVR G6430 MP4. Reti supporta? Supporta l'LTE con tantissime bande, supporta la 800, la 810, supporta la 2100, la 2600, insomma problemi di sorta con l'LTE non ce ne sono.
Io l'ho utilizzato sia con una SIM 3, poi sono migrato a TIM per motivi miei personali, in senso di offerte e quant'altro, e non ho avuto problemi sia con TIM che con 3. Ora non ho inserito una SIM per questioni di tempo e quant'altro, però vi posso assicurare che la ricezione è davvero davvero ottima, prende in tutte le situazioni. Ma adesso lasciamo un attimo da parte le specifiche hardware, anzi vi faccio vedere in CPU Z l'Intel Atom Z3560 da 1.8 GHz. Come ho trovato i clock e la gestione? Allora, restano in idle a 500 MHz, successivamente appena si muove un po' il terminale tendono a salire a 1300. Questo è un fattore molto molto positivo, perché per esempio sul mio Samsung Galaxy S6 di Samsung ho notato che facevano un po' fatica a tirarsi via dalla posizione di idle, e infatti ogni tanto dava qualche laghettino. Con l'aggiornamento a 5.1 devo dire che Samsung ha risolto i problemi, quindi Asus ci è arrivata sicuramente prima. Un applauso a Asus. Andiamo a vedere, qua vi fa vedere anche la GPU, quella che vedevo, la PowerVR Rouge G6430, insomma un terminale che devo dire essere davvero buono. A livello di temperatura, che è sostanzialmente un po' uno dei cavalli di battaglia delle recensioni odierne, sia per quanto riguarda i fattori derivanti dallo Snapdragon 810 e quant'altro, temperatura che secondo me è veramente eccellente, non surriscalda tantissimo, dietro praticamente non si sente, il materiale è di plastica, una TPU, una sorta molto tipo stile gommoso, bilanciere del volume, la fotocamera da 13 megapixel e il doppio flash LED. Devo dire che Asus ha fatto un ottimo, veramente un ottimo lavoro. Ma chiudiamo un attimo. Che è successo? Ho schiacciato troppe robe mentre ero nella CPU-Z. Vi assicuro che la fluidità è davvero eccellente. Non ho mai avuto impuntamenti, nonostante io lo utilizzi in situazioni molto differenti, sia in ufficio, quindi in modo molto easy, che magari in situazioni stressanti dove magari ricevo una chiamata, ricevo sotto delle mail e quant'altro. Ora con Team non lo posso fare perché non posso ricevere mail sotto, ma prima capitava tantissimo. Che devo dire di questo terminale? Davvero molto bello. Andiamo a vedere un attimino la personalizzazione che Asus ha fatto. Anzi, prima vi faccio vedere. No, la galleria la vediamo dopo, quando parlerò anche del comparto fotocamera di questo smartphone. Allora, innanzitutto vi parlo un attimino di personalizzazioni che ha fatto Asus. Allora, questo è il menu dove ci sono tutte le varie cartelle eccetera, si può riorganizzare in vari modi, c'è cartella smart, se lo premiamo diciamo c'è una funzione che mette tutto dentro nelle cartelle, oppure le nasconde, nasconde le app, le puoi disinstallare, se clicchiamo disinstalla fa disinstallare soltanto queste. Ecco, forse nota negativa, ci sono un po' troppe applicazioni di Asus già preinstallate, ma il sistema operativo è sempre sempre molto molto fluido. Possiamo anche vedere di far visualizzare solo i prodotti scaricati, quindi non intaccare da tutto, oppure possiamo vedere tutto, oppure personalizzato abbiamo tutto, oppure personalizzato appunto nelle varie cartelle. Possiamo nascondere le applicazioni, oppure con questa funzione si va direttamente al Play Store. Vabbè, poco interessa perché chiaramente non è una funzione che utilizzo molto. Il metodo qui funziona davvero molto bene. Se teniamo premuto qua abbiamo questo menu di personalizzazione Asus, se schiacciamo qua ritorna giù, ma se da qua facciamo uno swipe torna su lo stesso menu. Cosa si può fare qui? Adesso vediamo se mi ricordo, perché sono davvero tante le cose che ho deciso di dirvi. Allora, se andiamo in altro, abbiamo la possibilità di modificare l'answer, l'aiutaci, valutazione aiuto, insomma qua lasciamo dei feedback. Mentre invece se facciamo preferenze di sistema, ed è non è questo che volevo farvi vedere, perché questo è il bello della diretta, allora ti vieni su, preferenze, sicuramente questo, infatti in preferenze abbiamo la possibilità di modificare il layout,
Ora abbiamo applicato questo, quello grigio e quello applicato, qua ci ho messo un po' a capire, in realtà c'è qua anche la B che dice due strati, include il tasto tutte le app, l'esperienza di Android originale, oppure possiamo cliccare nessun tasto, tutte le app, semplicissimo. Insomma, praticamente viene un telefono come sostanzialmente stile Huawei, insomma tutto sull'app drawer, non abbiamo il menu e quant'altro. E quindi tutte le applicazioni sono sulla pagina principale del telefono. Devo dire che è una funzione, beh, per alcuni sarà molto odiata perché Huawei per alcuni non piace proprio per questo motivo, quindi sicuramente qualcuno odierà questa funzione. Ritorniamo un attimino al layout normale e quindi abbiamo poi il classico menu e quant'altro. Adesso vi faccio vedere un attimino come gira a livello di GPU, quindi facciamo un attimo girare Asphalt 8. Intanto che carica, vediamo se vi ho detto tutto del terminale, credo proprio di sì. Eccolo qui, andiamo a fare una partita classicissima, ma forse non vi ho detto che è a 276 ppi. Ma questo non importa, andiamo un attimino a vedere una gara con Asphalt 8. Ricordo che questa è la mia prima recensione di uno smartphone, nonostante io sia un appassionato di smartphone, vi assicuro che fare recensione è davvero complesso. Ricordarsi tutto, l'emozione della camera e quant'altro, insomma. Se mi sono dimenticato qualcosa, me ne scuso, cercherò di farne altre in maniera molto più professionale. Andiamo a vedere un attimino come gira. Ecco il primo incidente. La GPU funziona davvero molto bene, non ho avuto praticamente mai nessun tipo di lag. Intanto mi sono schiantato perché ho il cavalletto in mezzo ai piedi, faccio veramente fatica a giocare. Però devo dire che la GPU risponde davvero benissimo, no, ripeto, non ho mai avuto impuntamenti. Vi assicuro che sono più bravo a giocare a questo gioco, ma il cavalletto è davvero una cosa indecente. Intanto perché cambio visuale? Perché in realtà questo non ha la visuale dall'interno per farvi vedere gli specchietti. I dettagli e quant'altro, mi posso assicurare che in Real Racing erano presenti. Insomma, vedete che gira tutto davvero molto bene. Adesso usciamo e vi parlo un po', di comparto fotografico. Bene, ragazzi, adesso vi parlo, del comparto, che io prediligo di più nei terminali, ovvero il comparto della, fotocamera. Ma prima di questo, 2 secondini a spendere 4 parole per quello che è il display, che è un HD davvero molto bello. Guardate la palette colori come viene riprodotta bene, l'angolo di visione è davvero buono. Guardate i colori, l'arancione e il rosso vengono ben distinti. Questo è anche grazie al pannello IPS con 276 ppi, non sgrana quasi per niente. Guardate l'arancione come è ben distinto dal rosso. Qui guardiamo i gomitoli, questo è un arancio, questo è un rosso. E quindi devo dire ben distinti, anche qua l'albicocca, guardate com'è ben distinta, e la palette, quella per quanto riguarda il display, devo dire che le righe sono riprodotte in maniera eccelsa. Intanto avete visto i miei capelli ipersudati in questo caldo milanese. Guardate questa foto che è sostanzialmente ben riprodotta. Guardate i colori come sono ben distinti. Andiamo a vedere anche questa foto, quest'altra. Insomma, un display che devo dire essere davvero molto bello ed è ben definito. I pixel praticamente non si vedono, come potete vedere, praticamente non si vedono. Ora parliamo del comparto che io prediligo di più, quello della fotocamera. Allora, ho fatto due cartelle, una con la modalità automatica e un'altra con la risoluzione super, così viene definita da Asus.
Prima di parlarvi della fotocamera, di tutte le varie funzioni, voglio farvi vedere alcuni scatti che ho creato. Anzi, prima vi vado a far vedere un attimino la fotocamera. Questa è la fotocamera. Mettiamo davanti la nostra mascotte. Abbiamo tantissime funzioni, tra le quali modalità automatica, manuale, dove possiamo modificare tutte le varie cose. Per esempio, in manuale abbiamo moltissime funzioni, abbiamo anche il calibramento dell'angolo, in sostanza possiamo vedere se il terminale è dritto o meno, abbiamo la possibilità di modificare gli ISO, il tempo di scatto, il colore, insomma tantissime tantissime funzioni. Io non l'ho tanto utilizzata perché no, il tempo di scatto credo non ci sia, questo qua è soltanto l'esposimetro. Ma devo dire che non è affatto male, però non mi ci trovo molto con questa fotocamera automatica. Mentre invece ottima è la modalità automatica, che funziona davvero, davvero molto molto bene, tende ogni tanto a sovraesporre se tappiamo per mettere a focus, invece fa tutto in automatico, fa fotoscatti davvero buoni. Ripeto, essere una fotocamera da 13 megapixel, la modalità HDR funziona davvero bene. Questa è la modalità risoluzione super, abbiamo poi la modalità notturna, la luce bassa, dove dobbiamo necessariamente metterlo su un cavalletto perché apre l'otturatore, lo tiene aperto per qualche secondo per catturare molta luce, però c'è da dire che fa foto a 3 megapixel. Tanti effetti, animazioni, insomma un comparto fotografico davvero ben fornito. Abbiamo poi indietro nel tempo, possiamo scattare una foto e prendere magari quei 5 secondi prima della foto, insomma un comparto che devo dire essere molto 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 interessante. Andiamo a vedere la galleria, che vi dicevo ho fatto due gallerie, delle foto con modalità automatica e altre foto con la modalità risoluzione super. La risoluzione super la teniamo per dopo, andiamo a vedere qualche foto che ho fatto con la modalità automatica. Potete vedere veramente che le foto vengono davvero molto bene, come potete vedere sì, tende a sgranare, però stiamo parlando di un terminale comunque da poco più di 200 euro, ormai si trova intorno ai 220, guardate qui la mascotte con la torre di Pisa dietro, e devo dire che anche la messa a fuoco è buona, guardate per esempio questa foto, ora mettiamo un attimo un tap per mettere a fuoco, guardate la definizione come è veramente buona. E quindi devo dire che la fotocamera è davvero veramente molto 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 buona. Guardate anche questa foto come è venuta benissimo, se andiamo a zoomare vediamo che sostanzialmente si tende a sgranare, però nel complesso il comparto fotografico di questo Asus Zenfone 2 devo dire che è essere molto bello. La nostra tartarughina di sempre, andiamo un attimino a tappare così mettiamo bene a fuoco, guardate come i dettagli sono ben precisi e veramente veramente buoni. Scusate ma faccio fatica un attimino a mettere a fuoco, ogni tanto devo tappare per mettere a fuoco. Vedete come si vede in maniera veramente veramente eccelsa. Guardate anche questa lavanda come è venuta molto bene. Qui ho tappato su sull'annaffiatoino piccolino con la petta e con i pinetti dietro. Devo dire che il comparto fotografico in modalità automatica è davvero ben fatto. Guardate anche qui come a seguito di zoom non va molto a sgranare. Anche qua guardate la luna, devo dire che è veramente veramente bella. Andiamo a vedere anche qua ancora, insomma un comparto fotografico che in modalità automatica funziona davvero molto molto bene. E adesso vi voglio spendere due parole anche per quanto riguarda la modalità risoluzione super. La risoluzione super sostanzialmente fa una sorta di interlacciamento dei pixel e devo dire che io l'ho trovata più bella. L'ho trovata più bella della modalità normale. Guardate qua, per esempio, la risoluzione. È davvero bellissima. Devo dire che non lo so. Sarà forse il fatto che interlaccia di più i pixel. Sarà l'interfaccia del software appunto per questa risoluzione super. Però devo dire che
Guardate, ora vi metto in tap, guardate che risoluzione, che razza di foto che fa questo Zenfone 2. Io devo dire che sono sempre stato abituato a terminali top di gamma e li ho acquistati solo e unicamente per la fotocamera. Chiaramente questa, se possiamo dare un giudizio negativo su questa fotocamera, per farvi vedere che la recensione comunque è veritiera, nel senso che io non ho nulla da nascondere, è sostanzialmente che è un po' lenta forse a mettere a fuoco. Guardate qua, ho messo a fuoco il nanofiltratore, guardate come è venuto bene. Insomma, una fotocamera che devo dire è ottima sotto tutti i punti di vista. La fotocamera ogni tanto, la videocamera ogni tanto non riesce a mettere a fuoco, meglio che io tappi. Guardate qua per esempio come sono venute ben definite queste foto, guardate anche la campana come è bella. Insomma, poi queste foto eventualmente le metterò sulla pagina di Google Plus, così potrete vedere la bontà della fotocamera. Guardate anche qui come vengono bene. Vedete come sono interlacciati i pixel. Io, guarda, non lo so. Secondo me la fotocamera con la risoluzione super, devo dire che secondo me è molto più bella della fotocamera in modalità automatico. Guardate che per esempio anche questa foto che ho fatto in camera, non l'avete vista sulla modalità automatica perché non ve l'ho fatta vedere. Adesso guardate, vi faccio vedere questa foto, guardate come non sgrana, vedete come è tutto ben definito. Adesso io vado a pescare la stessa che ho fatto con la modalità automatica e vi faccio vedere le differenze. Ecco, questa l'ho fatta con la modalità automatica. Andiamo a tappare, vi faccio vedere, è bella anche questa. Però secondo me ha un po' più di granella sotto, non lo so, magari mi sbaglio io, però vedo che la fotocamera con risoluzione super, così la definisce Asus, secondo me è migliore. Non lo so, magari posso sbagliarmi, però difficilmente per quanto riguarda il comparto fotografico mi sbaglio. Mi scuso se non ho testato molto la modalità Pro, quindi la modalità manuale della cam, ma guardate, con questo caldo è veramente difficile, quindi passiamo un attimino alle conclusioni di questo smartphone, scusate, smartwatch un'altra volta, di casa Asus. Allora, io l'ho usato per circa un 3 settimane, vi posso dire che in puntamenti non ne ho avuti. Lo schermo è bellissimo, è ben definito, avete visto che non si vedono i pixel, è davvero ben definito, senza ombra di dubbio. L'ho usato per circa un 3 settimane, quindi un tempo molto congruo. Ho ricevuto tre aggiornamenti da parte di Asus e quindi sicuramente un comparto per così dire aggiornatissimo. C'erano ogni tanto all'inizio, quando ho visto le prime recensioni dei crash delle applicazioni, ma io vi dico, non ne ho mai avuti anche con l'applicazione del mio Xiaomi, che dicevano craccava, scusate, non craccava, crashava, non ho avuto nessun tipo di crash, rallentamenti e quant'altro. Il terminale risponde sempre in maniera egregia, il metro funziona benissimo, la ricezione del GPS è ottima, WhatsApp funziona tutto bene, anche il comparto per quanto riguarda il comparto dei dati funziona davvero molto bene. Infatti, prima non vi ho specificato ben bene le bande del 4G. Adesso vado a pescarle. Supporta la banda 800, la 850, la 900, la 1700, la 1800, la 1900, la 2100, la 2006 e poi LTE TDD 1900, 2003, 2005, 2006 e la banda LTE 700 MHz. Quindi davvero un comparto. Per quanto riguarda le reti, davvero ottimo, una cache di livello 2 mi pare da 8 mega se non mi sbaglio. Andiamo a vedere qualche specifica. Sì, 2 mega di livello 2. In realtà sarebbe stata meglio forse una livello 1, però secondo me per l'uso quotidiano del genere eccetera, con 2 GB di RAM forse una livello 2 è stata la scelta azzeccata. 2 GB di RAM, insomma, l'ottimizzazione per quanto riguarda Asus è sempre ottimale. Qui il menu della tendina con le varie funzioni, abbiamo anche la spazzetta per pulire la RAM, insomma, tantissime
tantissime personalizzazioni, abbiamo anche la possibilità di aggiungerne altre, abbiamo le modalità guanti, chiedi sempre, play to, insomma chi ne ha più ne metta. Queste sono cose che non ho detto, ma sinceramente non è che mi garbano molto dirle. Per quanto riguarda l'usabilità di tutti i giorni, una funzione molto carina che ho trovato veramente utile è il fatto che con il doppio tap si possa predisporre in maniera veramente semplicissima l'utilizzazione con una mano, funziona tutto, addirittura si può bloccare, risbloccare e rimane sempre con una mano. Questa è una funzione davvero molto molto utile, qui non ho schermate, per quello non gira, però se siamo per esempio mancini possiamo spostare a sinistra ed utilizzarla, oppure possiamo anche regolare diciamo l'ampiezza della modalità con una mano. Poi per ritornare nella modalità normale basta premere due volte il tasto home e si ritorna tranquillamente nella modalità normale. Allora, che dire di questo smartphone? Devo dire che mi sono trovato davvero molto bene, ringrazio l'ufficio stampa di Asus che me l'ha dato in prova per circa un 3 settimane. Vi ringrazio per questa. Vi ringrazio per l'iscrizione al canale, vi ringrazio per aver visto questo video. Se ho dimenticato qualcosa me ne scuso tantissimissimo, ma a Milano fa un caldo che veramente è già tanto che io riesco a recensire uno smartphone. A breve recensioni di smartwatch me ne arrivano dalla Cina. Adesso pian pianino il canale sta ingranando. Grazie mille, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao a tutti!